Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e bentornati qui sul mio canale YouTube. Oggi voglio portarvi un nuovo software davvero molto molto utile che, come avrete letto dal titolo, vi consente di recuperare dati cancellati dal vostro iPhone, come foto, video, documenti, memo vocali, rubrica, quindi tutti i contatti telefonici, insomma, qualsiasi dato che per sbaglio o per necessità avete precedentemente cancellato e di cui ovviamente non avete conservato nessuna copia da nessuna parte. Infatti, ragazzi, questo software che si chiama RecoverGo iOS di iTunes Lab, di cui trovate il link in descrizione, vi permette di recuperare questi dati senza bisogno di alcun backup. Questa è una cosa molto importante. In questo video scopriremo insieme come funziona questo software. Prima di cominciare, ragazzi, vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate e soprattutto a fine video, se avete richieste, dubbi, chiarimenti, domande, insomma, potete dirmi tutto quanto e vi risponderò qui sotto nei commenti. Adesso bando alle ciance e partiamo subito con il video di oggi. Bene ragazzi, prima di tutto vi ricordo che questo software di iTunes Lab, RecoverGo iOS, è un programma che potete utilizzare esclusivamente su Windows al momento. Il software è compatibile con iOS 17 e gli ultimi iPhone 15, sia chiaro, e come vedete dalla pagina ufficiale vi spiega tutte le sue caratteristiche, quello che può fare questo programma, quindi recuperare tutti i dati da iPhone, iPad, iPod Touch senza alcun bisogno di backup. Foto, video, documenti, veramente qualsiasi cosa. Questa è una cosa molto importante. Ovviamente, ragazzi, questo software vi può tornare utile quando avete, per esempio, resettato il dispositivo, ripristinato i dati di fabbrica, quando il sistema va in crash, quando è rotto e non potete utilizzare i dati al suo interno, quindi non potete interagire col telefono perché, per esempio, vi è caduto e si è rotto il display. Potete recuperare tantissime tipologie, come vedete qua, di file e andare anche a estrapolare dati singoli dai backup di iCloud o di iTunes. Adesso, dopo che lo scaricate qui dal pulsante Free Trial per Windows 11, 10, 8 e 7, andiamo subito a scoprire come funziona. Bene ragazzi, la prima cosa che dobbiamo fare è collegare iPhone al nostro PC, quindi iPhone di Emanuele, in questo caso iPhone 14 Pro, è connesso. Adesso possiamo scegliere i dati che vogliamo recuperare. Possono essere dati di sistema o dati delle app di terze parti. Quindi sì, ragazzi, avete capito bene. Questo software vi permette anche di recuperare i dati, ad esempio, di WhatsApp, di chat che avete cancellato. Questa è una cosa anche interessante in ottica completezza del programma. Quindi con un programma soltanto potete evitare di utilizzare altri software che vi consentono, ad esempio, solo di recuperare i dati di WhatsApp. Ad ogni modo, ragazzi, io faccio una prova con voi in questo video. Selezioniamo ad esempio appunti, promemoria, selezioniamo anche calendari e memo vocali e andiamo a iniziare la scansione. Ovviamente la stessa cosa vale per le fotografie, ragazzi, tuttavia qui non lo faccio partire perché ci metterebbe troppo tempo. Ci possono volere anche 10, 15, 20 minuti in base alle fotografie che avete salvato sul dispositivo e che avevate prima salvato sul dispositivo, prima che queste venissero cancellate, così vediamo cosa possiamo estrapolare. Iniziamo intanto prima questa scansione relativamente a questi quattro tipi di file. Andiamo ad inserire, come ci indica il software, il PIN sul nostro dispositivo, il cosiddetto passcode, e ovviamente non scolleghiamo il telefono quando questa operazione è in corso. Come dice qua il programma, la durata della scansione dipende dalle dimensioni dei dati del dispositivo. Più dati ci vuole, ci sono e più tempo ci vuole. Questo è chiaro. Ovviamente, omettendo le foto, come vi ho detto prima, il processo sarà più lungo. Ok ragazzi, a questo punto il software ha terminato la scansione, 373 dati sono stati recuperati e ci indica il programma, ci invita anzi a recuperarli prima che essi vengano sovrascritti nel momento in cui torniamo ad utilizzare l'iPhone. In questi documenti, ragazzi, che blurrerò eventualmente se ci sono dei dati sensibili, ci sono anche dei dati che abbiamo ancora disponibili sul nostro iPhone, che sono ancora al suo interno. Il programma fa infatti una cernita di note che sono state eliminate e note che sono già esistenti. Nel mio caso, visto che questo è il mio iPhone quotidiano, ovviamente il mio iPhone principale,
No, niente che ho eliminato nel telefono, anche perché le note le salvo sul cloud. Infatti, ragazzi, se avete tutto salvato sul cloud, non c'è il rischio che rimanete senza dati perché non avete fatto un backup. Invece, se il backup non l'avete fatto e le avevate salvate sul telefono, ecco che vi serve questo software, Recover Go iOS. Poi vi fa recuperare anche gli allegati delle note, questa è un'altra cosa molto importante e che automaticamente il software rileva. Stessa cosa per quanto riguarda i promemoria. In rosso va a inserire dei promemoria che avete eliminato di recente più che altro, invece tutte le altre sono promemoria che effettivamente io non ho più sul mio iPhone, ma che assolutamente sono presenti nell'analisi del software. Quindi se vi serve qualcosa, se avete scritto una nota invece con promemoria e viceversa, lo potete recuperare. Anche negli appuntamenti del calendario lo potete fare. E ancora più importante, se avete per esempio appunti universitari, situazioni riguardo al lavoro, discussione o quant'altro, i memo vocali vengono recuperati. Per andare a ripristinare questi file, non vi resta altro che andare a selezionare o tutto il blocco oppure il singolo, file. In questo caso io clicco qui andiamo poi a cliccare su Recupera e selezioniamo il file che il software ha recuperato. Attenzione ragazzi, però, a una cosa che vi volevo dire. Infatti, come vedete qui nella parte destra, la traduzione è fatta male, misurare comunque la dimensione del file è di 0 KB, quindi non c'è assolutamente nulla da recuperare. Questo quando capita? Capita quando avete sovrascritto il file che il sistema ha individuato dopo l'analisi, e quindi è proprio l'annuncio di alert che vi ha dato all'inizio il software dopo aver terminato, e che abbiamo visto prima pure assieme, dopo aver terminato l'analisi. Quindi non sempre avete la possibilità di recuperare i dati. Ovviamente per le note è molto semplice perché, come vedete, è tutto scritto qui: regali natalizi. Benissimo. Quindi andiamo su file appunti, che me lo apre direttamente con Microsoft Edge, ed ecco qui che ci va a riprendere sia la data sia tutto il contenuto del blocco. Anche qui, ragazzi, non vi preoccupate se blurro, se sfogo, ma si tratta di dati sensibili, però è per farvi capire effettivamente come funziona il tutto. Ovviamente, ragazzi, per quanto riguarda tutti gli altri file che andate a recuperare, video, foto e quant'altro, anche segnalibri di Safari, come vedete, o la cronologia delle chiamate oltre ai messaggi, vi raccomando, la cosa importantissima, come l'alert che avete visto in precedenza in rosso, è recuperare subito i dati qualora li avete individuati, perché poi c'è il rischio che non li ritroverete più ad una seconda o terza scansione, come mi è successo a me mentre testavo il software qualche giorno fa, e soprattutto che li poteste riscrivere nel frattempo nella memoria del telefono, nella memoria nascosta, cioè quella che non vediamo, dove ci sono i residui, per così dire, di file che avete nel frattempo per forza o per sbaglio cancellato. Bene ragazzi, questo era il mio video su come recuperare dati cancellati dal proprio iPhone. Avete visto che è veramente semplicissimo utilizzare questo software Recover Go di IQLab. Trovate il link in descrizione per il download. Vi ricordo ragazzi, come sempre, disponibilissimo nei commenti qui sotto. Fatemi sapere la vostra opinione, se avete dubbi, domande, perplessità, chiarimenti. Io vi rispondo a tutto, ad ogni singolo commento. Vi aspetto qui sotto. Lasciatemi anche un mi piace per farmi sapere cosa ne pensate e per darmi il vostro supporto. Io con questo ho concluso, noi ci becchiamo ad un prossimo video. Ciao!